Buon pomeriggio amici di Giacomo, purtroppo non c'è limite al peggio e all'imbecillità, è proprio il caso di dirlo. Siamo alla stazione di Como Borghi, piazzale Gerbetto, a Como, in centro praticamente. Vedete che proprio nel corso degli ultimi giorni, probabilmente anche nel fine settimana, persone senza senso, non c'è altra spiegazione, hanno imbrattato la facciata della stazione. Vedete, c'è anche una scritta offensiva nei confronti delle forze dell'ordine, e il resto sono vandalismi veri e propri. In una zona dove, tra l'altro, i residenti ci hanno già segnalato diverse situazioni di degrado, assolutamente. Vedete, queste. Ecco, però la cosa, la speranza, sono le scritte che sono comparse. La speranza è che, visto che questa è un'area controllata dalle telecamere, come vedete, l'area videosorvegliata, si possa risalire ai responsabili e ovviamente colpirli per metterli di fronte alle proprie responsabilità, insomma, per quello che hanno fatto a Piazzale Gerbetto in questo caso, dove ci troviamo in questo momento. Vedete anche la scritta sconcertante, offensiva, del tutto scellerata, senza senso, nei confronti anche degli operatori delle forze dell'ordine, e ovviamente bisognerà cercare poi magari di risalire anche ai responsabili, ripeto, proprio anche con le telecamere che ci sono qui a Borghi. Ma attenzione, perché non è solo questa la situazione di degrado, ecco, ce ne sono altre di scritte, l'abbiamo visto anche avvicinandoci ai binari, ma senza l'autorizzazione non si può entrare. E comunque vedete anche qui all'esterno, vedete, ce ne sono altre di scritte sui muri, vicino proprio all'ingresso della stazione. Questa, tra l'altro, è la zona della velostazione che è stata realizzata qualche anno fa con l'obiettivo appunto di lasciare qui le biciclette. Ma a proposito di biciclette, vedete anche qui ce ne sono alcune in condizioni, vabbè, inutilizzabili. Vedete, a questa manca una ruota, qui c'è un lucchetto, ma è stato tagliato a quanto pare. Anche a questa manca una ruota, anzi, ne mancano due di ruote in questo caso. Vedete, tutte e due le ruote portate via. Questa è legata sì, ma no, mi sembra alla gomma, vabbè, anteriore, del tutto a terra. E qui c'è un'altra ruota, così, lasciata a caso. È un segno certamente di degrado di questa zona, e i residenti ovviamente ci hanno chiesto proprio di segnalare anche queste cose. Lo facciamo ovviamente nella speranza che, ecco, anche qui vedete scritte del tutto gratuite, come quelle che sono gratuite, che sono comparse proprio sui muri negli ultimi giorni. Molti con indignazione ce l'hanno segnalato anche quest'oggi. Allora ci sembrava giusto e doveroso fare una verifica proprio per capire com'era la situazione. Questa è, buongiorno, allora speriamo riescano a prenderli, dice Paolo. Siamo d'accordo, ciao Andreina, bisogna fare piazza pulita. Ciao anche a Maura, un affettuoso saluto a te, a Paola, a Sara, a Daniele, insomma a tutti coloro che ci stanno guardando. Ripeto, la piazzale delle ferrovie di Como Borghi, piazzale Gerbetto, dove ci troviamo in questo istante, dove, come potete vedere, le scritte si commentano davvero da sé, vergognose. È assolutamente fuori di senso in tutti i modi, ovviamente. Non c'è altra spiegazione, non c'è altro modo per poterle commentare. Ci fermiamo qui, ovviamente, da Piazzale Gerbetto, ricordandovi che, e questa è la speranza davvero, le telecamere ci sono, la zona è videosorvegliata, come abbiamo visto, e quindi speriamo che gli autori possano essere identificati. Vi saluto e vi ringrazio. Saluto anche Graziella, saluto anche Enrico. Buongiorno a tutti voi da Como Borghi.